dimmi, piccino mio pesciolino, che cosa succede? Di a di tutto. Oh, no, no, non ti preoccupare. Io non permetterò che nessuno ti mangi. No, no, devi stare sereno, fratello. Tranquillo. Sono qui io per te. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Tasty Blue. Oggi finalmente vedremo la fine dell'avventura di Francescone, Delfino Curiosone, Giovannino il Pesciolino, Panza Sostanza. Mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di scoprire se alla fine riusciranno a conquistare il mondo, a diventare più grandi di ogni altra creatura, a mangiare le città, o se magari arriverà qualcuno a fermarli. Oggi dovremmo anche conoscere l'ultimo pesce, che se non ricordo male dovrebbe essere lo squalo. E io sono lì voglioso, perché sicuramente lo squalo è sardo. E gli squali sardi, ragazzi, sono tutto un programma. Cioè, avete mai conosciuto uno squalo sardo? Su Squarku, eh? L'avete mai sentito mai nominare? Magari nelle spiagge lì, che si è avvistato su Squarku che arriva il bagnino sardo, no? Magari, e ti dice: attenzione, signora, non vada a fare il bagno con i bambini, perché è stato avvistato uno Squarku. È nel mare! Davvero? Sì, proprio vero! Non le sto prendendo in giro dicendo una balla! Iniziamo male! Lo so, ragazzi, ma qui su Tasty Blue è così che va, eh? La madonna, ma quanta... Ma è trafficatissimo questo mare! Ci sono anche, vedete, quelli lì sono dei piccoli Squarku sardu! Diversi ce ne sono, eh! Noi dobbiamo... guarda, pizzicano pure il povero Francescone! Che è un buono lui, sostanzialmente. Non vuole fare del male a nessuno, ma adesso si è arrabbiato, incattivito. Quindi si gira e inizia a mangiare lui tutto quello che trova. Arrabbiato, ma c'ha ragione, Cioè, vedetelo voi, un delfino curioso. Poverino, lui era anche simpatico. Oggi era milanese e faceva: fea, però non è possibile, Cioè, qui ogni giorno ce n'è una diversa. Allora ditelo, non si può, Me ne vado a casa, adesso è diventato toscano. La cocola nannuccia orta. E mi mangio tutte le pesci. Mi mangio i pesci perché so buoni. E poi adesso un c'ho voglia, devo tornare a casa e devo andare a bere la cocola. Che disastro. Io come al solito chiedo scusa, ragazzi. Non lo so che cosa c'è in questo gioco che mi scatena questo disastro, questa orribile pazzia del mare. Siamo di 19 metri, ma ancora non è abbastanza. Vedete, il nostro obiettivo finale è questo relitto che c'è qui nell'angolo. Quello noi ci dobbiamo mangiare. Quello è tanta roba. Adesso stiamo mangiando i motoscafi qui, i sommergibili delle persone, ma... non è abbastanza, deve essere tutta roba piccolina. Adesso ci dobbiamo mangiare le barche grandi. E poi la barca, il relitto sommerso, quello lì. È buonissimo quello. Quello dà un sacco di energia. Me mangio le barche. Venite qua da Paparino. E adesso guarda come sono più grande. Le navi da crociera. Guarda che rumore che fanno, che inquinano il mare con questa stazza imponente. A Francescone, cuore buono, panza sostanza, pure lui non gli va bene questo. Dice: no, voi non potete inquinare il mio mare. E allora si mangia tutto. Tutte le navi, i relitti, le barchette, i pescatori, tutti si mangia. E lì sulle navi da crociera siciliane, perché sono siciliane, c'è il capitano, Capitan Findus Arancinus, che dice: Francesco, e fa: adesso, pesciolino, ti buttiamo nel mare, hai capito? E non è possibile più, perché sei insopportabile, capisci? E adesso cosa stai facendo? Mangi le tortoise. Le tortoise sono molto, come si dice, una specie a rischio di estinzione, Francescone. Che stai facendo? Minchia, devi smetterla subito. Sei un criminale, perché non devi mangiare le tortoises. Tartarughe tipiche sarde, però. Le tartarughe sono sarde queste qua, Tipica testudo Ermanni, tipica tartaruga sarda. E adesso queste tartarughe sono lì a fare impanicate, perché dicono: c'è sto Francescone che ci vuole mangiare. E queste non sono tanto sarde, però. Ma mi stanno bombardando di brutto oggi, Si sono accorti che c'è qualcosa e non va? Che sono troppo grande, probabilmente. Ve ne siete accorti, sì, ma
Ve ne siete accorti in ritardo? Me sto a mangiare le Tesla sottomarine io. Eh? Ormai è troppo tardi. Hanno mandato questo giga barca sarda, questo cacciatorpediniere di Sassari qui enorme, lo vedete? Bello grande per buttarci giù, capito? Con la speranza di fermarci. Ma non hanno capito niente, loro ne hanno di missili sardi da mandare, i fantomatici torpedo aio, che fanno e cercano di uccidere qua Francescone il delfino curiosone. Ma non hanno speranza, sono due addirittura, due navi. Ah, ma mo me le magno io. Me le magno, non me le potevo mangiare, erano troppo colossali per me, troppo grandi. Ah, ma non vi preoccupate, stiamo marciando come dei draghi. Stiamo andando per la nostra strada, inarrestabile. Ma cos'è questo? No, un ricordo dell'infanzia. La nostra miserabile infanzia, quando ci buttavano il pesce, così, questo cretino, questo stupido idiota, questo qui, Franzoschio si chiamava. Infatti mi aveva dato il nome ispirandosi a se stesso, perché è un grande megalomane, e mi aveva chiamato Francescone, capito? Lui è Franzoschio, anche detto il sardo, perché pur se l'acquario in realtà era in Svizzera, capito? Ma in realtà lui è sardo, e quindi, capito, era emigrato lì in Svizzera, poverino. E voleva fare un altro lavoro anche, capito? Ma poi cosa è successo? Lì lì per lì lo hanno preso lì a lavorare in questo delfinario, a tirare i pesci a delfino. E lui però non mi trattava bene, perché non era il lavoro dei suoi sogni, e quindi lo faceva male. E allora mi insultava, diceva: "Oh, magna de sto pesce, piezze merda". È diventato napoletano comunque un pochino, il signor Francescone era napoletano. Mi sono sbagliato prima, non ci si può sbagliare. Era napoletano, Ah, oh, magna di stu pesce riel, buono, è una frittura poi. Me faccio io una frittura con te. Pesce di stu banane, vaffanbocca. Scusate, non dovrei fare queste cose. Io chiedo sempre scusa. Spero che nessuno si offenda, insomma. Faccio malissimo i dialetti, tra l'altro. I dialetti poi, nemmeno i dialetti so. Queste so. I modi di parlare stereotipati dei vari posti, sono proprio... E poi perché questo gioco solo qui li faccio? Non so cosa è successo. Perché cosa fai, capito? Devi trovare qualcosa da raccontare. Non è che puoi parlare tutto il tempo di lui che mangia le robe. Anche perché io contavo che avremmo visto le vicende dello squalo, che non abbiamo ancora trovato un nome. Lo chiameremo Filippo Mordi e Fuggi. Sì, Filippo Mordi e Fuggi è un ottimo nome per uno squalo, secondo me. Fatto sta che ancora non abbiamo avuto il piacere nemmeno di incontrarlo, il caro Filippo Mordi e Fuggi. Cioè, questi sono i suoi parenti, vedete? I suoi zii, no? I balenotteri pure, molto buoni. Gli elicotteri me li posso mangiare? Ancora no, sono ancora troppo duri per me. Allora, Francescone, devi diventare più duro di loro. Sì, come un vero sardo, perché noi sardi duri siamo, veramente duri. Hai capito? Sto durissimi. Proprio una durezza inequivocabile. Ah, è lì un cacciatorpediniere volante sardo c'è. Adesso uccidere anche lui dobbiamo. Prima però mangiare due o tre balene sarde belle dure con i vermi dobbiamo. Tipica balena sarda con vermi. Veramente eccellente, prodotto tipico della nostra terra. Sì, salsiccia di balena. Vieni qua, cacciatorpediniere. Mamma mia. Mamma mia non era sardo, mamma mia era Super Mario. Però se volete c'ho anche lui. Mamma mia, Luigi, adesso ci mangiamo tutti i pesci e diventiamo grandi, andiamo a salvare Bowser, perché abbiamo cambiato gusti, adesso non ci piace più la principessa, se la tira troppo. Luigi, salviamo Bowser e diventiamo insieme tutti e tre, molto bello, né? Era Super Mario. Ma posso anche fare, se volete, che mi dà sempre una certa ispirazione, no, per mangiare di più, il gabebo. Tante cose i pesci. Vedete che cosa c'è, Besuki? Ci sono dei grossi kraken sardi su Krakenonu. Ah, quello lì è veramente buono. Mangiamo. Ma quanta roba devo mangiare? Guarda le barche, le case, gli aerei su Krakenonu. Questi qua, su Krakenonu. Oh, che buoni che sono. Le balene anche, sempre buone. Ah, i sommergibilonus pure. Questi qua pure ce li dobbiamo mangiare, questi esplodono da soli. Non si vogliono far mangiare sti krakenonu. Gli aerei posso mangiare quelli grossi. Vai, spatasciaus, vai.
Questi sono saziano, questi saziano una cifra, ragazzi. Anche si Krakenonus però. Krakenonus, boni, si Krakenonus. Tipico cibo sardignolo. Mi piace tantissimo, ragazzi. Questo ottimo Krakenonus. Mamma mia, vieni qua. Ah, un altro ottimo pesciolino nel mio pancino. Ah, vieni qua, Baniardo. Vieni qua, pesciolino. Pure voi, siluri. Sembrate delle supposte giganti. Ma Francescone non ha paura di mangiarsi anche a voi, Ormai, guarda, sto domando la barca. Ah, la nave da crociera. Pensava di essere più forte di Francescone, il sommo titano del mare, con la sua stazza di 190 metri, ragazzi, di Francesconus. 190 metri di Francesconus. Guarda che vanno sopportati, vanno accettati. 190 metri di Francesconus. 250-60 metri di Francesconus. Babà mia, che bestia, che bestia. Mamma mia, guarda come si stanzia sopra le isole. E quando c'è lui non c'è spazio per nessuno, Se quell'isola è occupata dal Francesconus di 300 metri quasi. Mamma mia, 322 metri di colossale Francesconus. Mamma mia, quanta roba. E finalmente siamo giunti al momento di cambiare bestia. Congratulazioni nel tuo successo su Penguin Project, un'isola lì, insomma, di uno scienziato. Ma ora il mondo ha bisogno del tuo aiuto. Delle gigantesche creature marine stanno invadendo tutti. Ho la soluzione! Anzi, ce l'ho io la soluzione. Questo scienziato sardo è... la mia creazione crescerà più in fretta e mangerà le altre. Salvaci, Filippo lo squalo... Codalesta, non me lo ricordo più come si chiama. Codalesta è un bel nome. Ma quindi ora lui salverà il mondo. Ed è in provetta, vedete? E tipo deve mangiare il plankton, perché è piccoliedu. È picciriddu, avete capito? Ma ben presto lui sarà abbastanza grande. Quindi praticamente... lui è buono e si sta competendo il cibo contro quelle altre creature. Avete visto? C'è tipo Suplankton più grande, Suplankton Maiorus, Beddu Grassu Grassu, quello là. E noi dobbiamo mangiare il Plankton Picciriddu, perché solo quello possiamo mangiare. Ma io quindi mi ero affezionato lì al nostro amico Francescone e anche a Giovannino, e invece non avrei mai dovuto. Cioè, mi state dicendo che io ho riposto male il mio amore e che praticamente questi qui in realtà sono dei bastianic che volevano mangiare il mondo. Ma questo mi riempie di dolore. Per fortuna, cioè, io contavo sul... cioè, sapevo che erano un po' dispettosi, ma pensavo si sarebbero fermati al momento giusto. O almeno che avessero un motivo per uccidere tutti, no? E invece no, lo fanno solo per fame. Ma guardate come si sviluppa... Filippo sta diventando grande davanti ai nostri occhi, ragazzi. E lui è il nostro salvatore. Suplanktonus più grande di tutti. Che fa un verso bruttissimo quando ti mozzica. È un gabibbo pure lui. L'avete sentito? Metamagno, bel bambino, ti divoro, sono mostro sotto il letto. Mostro sotto il letto te vuole mangiare tutta. Vieni tu in bocca de mostro grande, brutta e barbuta. Piccola bambina de squale, molto tenerelle. Io te mangio, nein. Non sto dicendo che i tedeschi mangiano i squali, non lo so se li mangiano, insomma, è usanza lì? Né che i gamberi facciano quando ti vedono. Ma non so nemmeno se sono gamberi questi, Quello che so è che io sono grande, ma ancora non me li posso mangiare. Vedi, e loro invece a me mi ci provano, a mozzicamme. E fanno per di più. Avete sentito? Sembrano un po' un Mr. Bean. Quante voci so fare? So un talento. Male, tutte male, però le so fare. Mica è una roba da tutti, Giusto o no? Dico bene o no? Dovrei fare l'impressionista, L'imitatore pazzo di mille e mille voci. Tra l'altro, visto che c'è un altro gamberone ancora più colossale lì. Questo qua fa verso anche lui?
Fa menz, menz, quello lì, è un bel gamberone, quello, menz. Vuole possederci, non ha capito niente. Adesso noi, cioè, voi ci vedete ancora picciretti, ma è questione di pochi istanti, perché noi siamo già di un centimetro, cioè siamo cresciuti come veramente il lievito, siamo lievitati, lì madre natura ci ha voluto bene, ci ha fatto con quel gene lì dell'altezza, altezza mezza bellezza, ragazzi, che ci volete fare? E noi siamo belli alti, guarda come mangiamo, ma se magna sempre, siamo arrivati a mangiare i gamberi grandi, quelli non sono più su plankton, quello è su gamberone, su gamberone sardo burdo, quello è buono, quello riempie la panza, fa un verso anche lui? Blau, blau. È il classico verso del sardo arrabbiato. Blau, blau. Io lo so perché vivendo tutta la vita in Sardegna sono sardo da mille generazioni, quindi perfettamente esperto di versi della Sardegna, quindi so benissimo che il sardo arrabbiato talvolta può fare blau, capito? E quindi ti devi allontanare in quel caso, non si può mai sapere, magari si arrabbia. Anche se siamo un popolo molto ospitale, tutt'al più. Però se ci si arrabbia va blau, capito? E poi ogni popolo ha il suo verso di rabbia, magari il siciliano, che ne so, farà su, capito? E che puoi dire? Il milanese? Che ne puoi sapere tu? Non puoi sapere i versi. Qual è il verso della vostra zona? Quando uno è arrabbiato, che verso fa? Il barese? Che ne puoi sapere? Io non lo so, io so il mio, ma ognuno poi saprà del suo verso della sua zona. Quindi scrivetemi nei commenti solo il verso, così se uno non ha visto questa parte del video non capirà e vedrà soltanto nei commenti dei versi. Capito? Con fantasia, mi raccomando, se volete chiedete alla nonna che verso fai, nonna, sei arrabbiata. Potrebbe offendersi però, perché voi dite è uno scherzo, nonna, tranquilla. Non ti preoccupare, è una burla, è una burla. Com'è poi? È tutta una burla, non bisogna prendere troppo sul serio le cose alla Ionic. Sono burlesche. Ma quando è che si possono mangiare sti gamberoni? Che io qui è 10 minuti che vado avanti. Ah! Nom! Mamma mia, come sono bello! So Filippo io! So Filippo, sono innocente! Ho grandi speranze per il futuro, però! Sono sicuro che riuscirò a salvare il mondo, me l'ha detto mio papà Gavino. Lo scienziato Gavino si chiamava, Gavino ha fatto Filippo. E Gavino mi ha detto, dottor Gavino, comunque lo dovresti chiamare dottor Gavino, perché cioè un titolo di studio va apprezzato. Filippo. Sì, ma papà dottor Gavino ha detto che io salvo il mondo, ma non ci sono più gamberi. Salvo il mondo, salva il mondo, però c'ho bisogno di mangiare ancora un po'. Questi gamberi deficitano, ce ne sono pochi. C'è penuria di gamberi qui, pochini, dai che adesso però coi pesci tutti fanno un brutto verso. Tutti imbruttiscono il povero Filippo. Pure i pinguini, ho visto che c'era un pinguino, ho fatto togliete, a pezzo, imbecille. Gliel'ha detto lui, il pinguino a Gianfilippo. Ma perché siamo piccoli. I pesci, avete sentito che verso brutto gli fanno? Levate, becille, a te sposti. Senti. Ci trattano tutti a pesci in faccia. L'avete capita? A pesci in faccia. Perché siamo dei pesci, no? E quindi tutti a pesci in faccia. Oh, che risate grasse. Adesso finiamo di mangiare tutti sti pesci. Ok, abbiamo vinto anche questo livello difficilissimo. Difficilissimo, ragazzi, veramente difficilissimo. Però stiamo marciando, secondo me, nella strada giusta. Oggi lo dobbiamo finire il gioco, Ci volesse il tempo che ci volesse, ma non c'è speranza. Dobbiamo arrivare alla fine. Ti piace? Ma ha parlato! Stu pesciuloni ha parlato, ha fatto testi, testi. Saporito, saporito. Vuoi dirlo forte che è saporito, Magnammi! È super intelligente, mi sa, lui, certo, è normale. Perché lo su scienziatos lo ha fatto apposta così. Super intelligente. E ha fatto bene, perché così ha un'arma in più contro gli altri, che sono solo dei semplici pesciolini, capito? Lui invece è super intelligente, quindi ovviamente riesce meglio. Ci dobbiamo prendere tutte le scatole, però, ragazzi, non possiamo lasciare indietro niente, perché ci serve tutto. Eccole, all right. Si riempie la pancia di legno. Fa nulla, va bene, tutto quello che c'è va bene, qualsiasi cosa. Vai che abbiamo messo la quarta e stiamo procedendo velocemente adesso. Prossimo qui dobbiamo mangiare 30 pinguini scivolando.
me li mangio tutti. E gli ultimi pinguini? Che buoni che erano. Squisiti erano questi pinguini. Squisiti. La brace era accesa, io ne ho approfittato e mi sono cotto i pinguini. E noi continuiamo a crescere piano piano. C'è tempo, ragazzi, non abbiamo fretta, secondo me noi. Anzi, più il tempo che ci vuole vuol dire che verrà meglio. Perché la gattina frettolosa fece i gattini ciechi. E invece la gattina che aveva tempo fece i gattini più belli e in gamba, capito? Non che i gattini ciechi non fossero belli, oh, bellissimi anche loro. Tuttavia è uno stupido proverbio per cui noi facciamo i gattini con tutto il tempo che ci vuole per fare i gattini. Ok, questo era il senso dei gattini. Ah, sti pinguini sono veramente intelligenti. Si buttano in mare proprio verso la mia bocca sapiente. Nom! E io me li mangio. Qui che c'è? Uccelli. Ma quelli lì era Sutordus ardu, il tipico pesce migratore. Uccello anche. Un po' pesce, un po' uccello, misto, un po' di tutto. Era un pesce multifunzione quello, che vola. Perché no? E questi che cosa sono? Non riesco a capire. Che cosa dovrebbero essere? Credo siano dei ratti giganti. No, degli orsi. Sono degli orsi polari, ma sono più brutti del mondo. E poi non credo che nuotino sotto il mare. Anche loro però fanno quel verso cattivo, fanno... E sotto ho visto dei narvali. Questi barili ci riempiranno al punto giusto da poter discendere negli abissi. Ancora no, non ci possiamo mangiare gli orsi. Ecco, mamma mia. Ma che buoni che sono questi orsetti. Orsetto lavatore, te lavo e te magno. Vieni qui, la mela, vieni, una mela al giorno. Togli il medico di torno, quello è troppo grosso. Ma questi sono buoni. Quelli cornuti ancora non riesco a mangiarli, sono troppo duri. Però sto crescendo, lievitandomi. Eccoli. Ci sono anche dei trichechi sardi. Su trichechonu. E bellissimo. Buono, andiamo a prendere il trichecone buono. E facciamo due etti di tricheco, per favore. Due etti di tricheco sardo vorrei comprare, sì. E anche due etti di orso polare sardico. Invece che artico. Questo è molto più buono, è tenero. È raccolto, ma è molto serio. Questo calamaro forma di... un poco di pisellino. Non piace qui. No, non ci piace. Non è piatto tipico. Calamaro piselliforme. Quello lo lasciamo a compagni italiani di altre regioni che ci piace a prendere quel totano lì. No, a noi non ci piace quel totano lì. Brutto, fa schifo. Prossimo livello, ragazzi. Stiamo degenerando sempre di più. Quanto siamo grandi adesso? Siamo tornati più piccoli? Siamo tornati più piccoli, ci buttano la monnezza. Ma sapete, ma questa è la fase tipica dell'eroe, capito? Perché c'è il momento in cui l'eroe ha bisogno lì di sentirsi un attimino in difficoltà per poi poter riprendere l'energia giusta, capito? E questo è il nostro momento, capito? E adesso dobbiamo soffrire qui a mangiare i spiccioli, capito? Siamo nella fontana di Trevi, che i turisti tirano gli spiccioli. E noi lì a mangiare. Dammi un soldino. Forza, butta un poco di pasta matriciana, carbonara. So dire tre cose io. So dire tre cose in ogni dialetto è male. Che vergogna, mamma mia, che imbarazzo. Vabbè, spero apprezziate comunque, perché ragazzi, sto gioco è durato un botto di tempo e io ho avuto sempre qualche cosa da dire. Per quanto questionabile, le cose da dire. Però va bene, l'importante è avere qualcosa da dire. Quanti spiccioli ci dobbiamo mangiare prima di poter mangiare almeno le lattine? Se non altro ripuliamo il mare, dai. Almeno, no? Se non altro quello. Però solo le monete se possiamo mangiare. Così non si tira a campare, a mangiare le monetine. Dai, le lattine. Mi sento della giusta dimensione. Datemi un'opportunità. Ancora no. Vabbè, ci manca che le lattine mi arruzzano, mi fanno come i gamberi di prima. Per favore, la bottiglia, non lo so, la lattina. Ancora no. Ma sono veramente... Ma che squalo sono, scusate, che ho paura di mangiare le cose più grandi. Non mi sento in grado di salvare il mondo, però giustamente d'altra parte questo è il momento suo di crisi, dove lui vuole dimostrare al resto del mondo che è valido e che riuscirà a mangiarsi gli altri due contendenti, Gianfilippo, Giovannino, il pesce rosso, e Francesco, il delfino molesto. Dai, ti prego, fammi mangiare le lattine, non gliela faccio più avanti a monetine così. Mi sento della dimensione giusta per queste lattine. Me le sento che me le posso dominare quando voglio.
Dai, ancora no, ma allora, ma... Oh, finalmente, le bottiglie, ma... Mamma mia, me le godo. Ah, che buone che sono. Ah, c'era dentro un poco di succo di frutta. Mmm, che buone. Beh, del resto sono uno squalo geneticamente modificato, quindi non ho bisogno di molte attenzioni, eh. Cioè, sono fatto apposta per divorare tutto quello che c'è, mai magno tutto. Pure limonetine, perché me magno tutto io. Sono maiale, senti, poi quando mangia abbastanza fa bla bla. Proprio dimostra la potenza, capito? Da vedere questa sua energia dentro. Ancora i pesci, eh? E vabbè, ma è normale, eh? È normale perché... ci vuole anche quello. Non è che non di sole bottiglie rotte e di lattine può andare avanti a campare su pesciolonu, eh? Ma anche di uccelli, questi qua molto buoni, e pescioloni. Mmm, quanto belli che sono! Quanto buoni! Quanto tanti anche! Pinguino, nu però c'è ancora, quelli ancora non posso mangiarmeli. Ma presto arriverà il momento anche per loro, Non vi preoccupate perché c'è il momento per ogni cosa. Bisogna avere un pochino di pazienza e aspettare, capito? Bisogna aspettare il momento giusto. Quando inizieremo a mangiarci il pinguino, nu vedrete che la situazione si ribalterà, in men che non si dica. È sempre così, c'è sempre lo scoglio, no? Lo scoglio metaforico, non lo scoglio del mare, davvero. Lo scoglio è sempre quando inizi a mangiare le porcherie, tipo ste aringhe, sarde, ste sardine, no? Che non sono tanto sazianti e non riescono a riempirmi, ma adesso se mangiano le pinguinozzi, mamma mia, che buoni che sono! E c'è competizione per i pinguinozzi, ci sono gli orsi polari sardici, quelli sono terribili, minacciano anche un pochino, dicono... Ah, via vai, altrimenti io, pur di mangiare pinguino, io disposto a darti un sonoro calcio nel sedere sono. Sì, mio nome è Gavino, l'orso polare sardico, Sì, e non ti permettere di avvicinarti a mia zona. Questo è un po' un malavitoso sardo, capito? Un famoso malavitoso, un maranzu, capite? Il tipico maranzu, capito? Che controlla lì il parchetto rionale. Allora se tu ti avvicini inizia a farti brutto, capito? Ma cosa ci volete fare? Nel regno animale è così, Bisogna avere a che fare con questi elementi. Però, dopodiché, magari adesso noi, vedete la competizione... Per il penguinus, capito? Il penguinus che non ce n'è per tutti, purtroppo, no? E quindi sorge questa competizione sfrenata. Però guarda, si sono ritirati su Orsu Polaru, iniziate ad aver paura, che sto diventando grande. Gnam, gnam, hai visto? Adesso vai a piangere da mamma sarda, Dalla mamma sarda vai a frignare. Sa mamma sarda. Basta Sardegna, adesso spostiamoci da un'altra parte. Adesso torniamo ad essere normali, ok? Torniamo ad essere normali, giusto per un pochino. Non che i sardi non siano normali, io sono sardo, quindi... non cercate il marcio in quello che dico, Normali nel senso che la smetto di fare le impression male, che tanto mi vengono male, capito? Del resto, mi vengono male, ma io le faccio lo stesso perché è divertentissimo. E anche perché qui, ragazzi, cioè, la crescita di sta bestia, vi giuro, è molto più lenta di quanto me l'aspettassi. Cioè, nel frattempo, il resto del mondo sta essendo divorato da un pesce rosso gigantesco, pazzo, e un delfino. E inoltre io non sono neanche tanto sicuro di voler mangiare quegli altri due. Cioè, ci devo pensare io, perché li ho allevati io, con grande fatica anche. Cioè, col sudore della fronte. Ma vi ricordate quante ore? Cioè, ci abbiamo passato le ore noi, su sto Tasty Blue, per far crescere Gianfilippo lì, Giovannino e Francesco. E io non voglio mangiarli e ucciderli, scusa, Non mi sembra giusto. Cioè, voglio bene anche a Filippo, qui lo squalo a catapicco. Però voglio bene anche agli altri due. Come faccio a decidere a chi voglio più bene? Come dire alla mamma quale vuoi più bene dei figli che hai? Non è una scelta possibile, no? E io cosa dovrei fare? Non posso rinunciare a nessuno dei tre. Cioè, a sto punto lascio che tutti e tre vadano in giro a mangiarsi tutto il mondo. E pazienza, quel che deve succedere succederà. Cosa sono questi? Gli iceberg. Guarda là che titano. Con i capidogli che mi fanno brutto quelli. Le balene sarde sono, Sabalenonu.
tutto la U. E i polpi, poi i penolpi lì, i penolpi, quelli bruttini, ma appena diventerò abbastanza grande a mangiarmi quelle balene, io lì. Queste aerei maledetti che sono molto difficili da mangiare, quegli aerei, mi tocca relegarmi qui ancora a qualche totanu, perché non sono abbastanza grandu per mangiarmi. Vai, bravo, vai, bravo, ancora, ottima performance, bravissimo. Ma che eccellente. Questi aerei ti fanno crescere, Amo se mangiamo ste balenottere. Buonissime. Ma mia pancia fatica panna. Che non ci fermiamo di mangiare oggi, Anche qualche altro aeroplanus, helicopterus. E qualche altra balena. Quello che troviamo noi ci dobbiamo mangiare, Non c'è schizzinoso. Non dobbiamo fare gli schizzinosi, qualsiasi cosa venga fuori. Tutto se dobbiamo buttar giù. Gli aerei, gli icebergs, guarda, tutto quanto, tutto questo pure. Gli icebergs danno un casino perché sono belli idratanti, capito, Così noi poi diventiamo idratati e possiamo mangiare ancora di più. Però, ci sono delle cose molto dure che non riesco a mangiare ancora, Quell'iceberg bello grande 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 sardo, quello lì molto tipico, me lo sarei mangiato bene bene questo qua, ma ancora si vede che è troppo grande per me. Anche la barchetta lì è troppo grande per me. Non ho abbastanza panza per potermi mangiare quello. Gli aerei? Oh, gli aerei sì. Gli aerei sono ottimi per la mia dieta. Sono ciò che uno desidera, gli aerei, dai. Non ne passano più. Eccone uno. Buono, anche un altro, la barca pure. La mia fame non è ancora spenta. Ho fame di più, vieni qua, bambino. Mangiato con tutta la famiglia che erano in vacanza e io ero qua sotto. Ma bisogna fare anche dei sacrifici, perché tutto il resto del mondo aspetta che io divento abbastanza grande. E allora io, per salvare il mondo, ma sono loro! Non posso ucciderli, sono i miei figli. Non so cosa fare, sono... È la resa dei conti, così? Devo mangiare gli aerei? È pure difficile mangiare gli aerei da così in alto, Mamma mia, Giovannino, fermati. E anche tu, come ti chiamavi? Ti ho già dimenticato. Francesco, smettetela, ascoltatemi. C'è spazio per tutti noi nel mare, ok? Tutti noi possiamo avere un poco di spazio. Possiamo vivere felici. Ma mozzicarmi! Cretino, sono quello che ti ha cresciuto fino ad oggi! Mi mangia pure le cose, mi mangia. Quello sta crescendo. E nel fondale non c'è niente. Mi devo alimentare solo con gli aerei. È difficilissimo mangiare gli aerei. Poi c'è competizione per ogni cosa qui. È un disastro. Quelli mangiano pure. Mangiano più di me. Mi mangiano tutto. Non c'è niente. Oh! C'è troppa gente. Non riesco. Fermatevi. Ragionateci. Possiamo essere amici. Cioè, sono stato creato per distruggervi, ma magari ho deciso di non farlo. Sì, però mi state facendo cambiare idea, Cioè, adesso effettivamente inizio a pensare che sia il caso di mangiarvi, effettivamente. E allora vi mangerò, effettivamente, finché faccio in tempo, perché voi due siete effettivamente due gran pezzi di porcelli! Maledetti! E non mi fate crescere. Mangio le piattaforme petrolifere adesso, però. Piano piano... Le cose stanno cambiando qui, La marea si sta invertendo e qualcuno sta diventando più grande di quanto ve lo immaginavate. Se la smetteste di mangiarmi le cose, magari sarebbe qualcosa anche per me. Brutti porci che non siete altro, brutti cessi otturati. Secondo me non riesco a mangiarli, Quasi quasi forse che è impossibile mangiarli, perché anche loro continuano a diventare sempre più grandi. E io non ho molto da mangiare qui, a parte gli aerei, ma... Loro si mangiano tutte le barche, si mangiano gli iceberg più grandi. Le cose più squisite me le tolgono dalla bocca, praticamente, se le mangiano loro. Per me cosa rimane? Vedi, guarda. E loro continuano ad accrescersi, Sono inarrestabili. Neanche le barche mi posso mangiare, solo gli aeroplanini per me. Mannaggia la miseria. Oh, la barca! Oh, palalai! Oh, Giovannino! E Francesco! Beh, ormai non si può più tornare indietro. Non c'è spazio per le lacrime, ragazzi. Li abbiamo mangiati. Lo so. Anche voi siete rimasti un po' male ora col senno di poi. Ma queste sono solo lacrime da coccodrilli, ragazzi. Non dobbiamo buttare queste lacrime da coccodrilli, perché abbiamo fatto la cosa giusta.
Quello che mi preoccupa però è che ora ci sono anche degli altri livelli, quindi o dobbiamo affrontare di nuovo le bestie nemiche, Giovannino e Francesco, oppure vuole dire che noi dobbiamo mangiare il mondo. E secondo me alla fin fine va a finire in quella maniera, perché quando hai creato una bestia della stazza di questo squalo, come fai a controllarla? Non puoi più. Non puoi più controllarla, non puoi più fermarla. Ormai è inarrestabile sto pesce. Guarda. Vedi, se avesse svolto la sua missione, si sarebbe fermato. Magari vivendo lì nelle profondità abissali, mangiando alghe, funghi, anemoni. E invece no, è qui a mangiare questi simpaticissimi belugas, Poveri belugas, sono simpatici belugas. E lui, guarda, pur di non lasciarsi andare, vuole mangiare anche questi belugas. Guarda, belugas tra l'altro sardi, tipici, che pascolano qui nei nostri azzurri mari. Maledetti belugas, che ci soffiano le cozze. Guarda, questi belugas, che c'è una rivalità incredibile tra il sardo e il beluga, perché ci soffiano le maledette cozze. No, non è vero tutto ciò, naturalmente. Non so se è mai passato un beluga nelle acque della Sardegna. Può essere, magari, sai, che ne sappiamo noi. Magari si era perso, si è trovato da quelle parti a passare e ha incontrato Filippo, il pesce cane che fa schifo, guarda. Sto porco, puerco. Puerco dannato che non sei altro. Ma ormai manca talmente poco, ragazzi, guardate. Ci sfonciamo tutti questi iceberg buoni, questo grande ancora non siamo all'altezza, ma presto lo diventeremo, con qualche altro beluga tattico piazzato lì. Hai ancora giusto un paio di belugas, ancora qualche belugas, ancora qualche beluga. Oh, e basta belugas, non è possibile. Magna il ghiaccio, fai la granica di belugas, dai, che già ti dovevi fermare dopo aver sconfitto tutti gli altri. E invece non hai voluto, hai preteso di continuare a mangiare. Guarda, non c'è rimasto più niente. Stai a finire pure i belugas. Guarda, t'ha mangiato tutto, ragazzi. Sto maiale non ha un freno. Mangia tutto. Magna di più, magna. È un matto, guardalo. Guarda, dove si muove qualcosa, lui si butta e magna. Ma ce lo dovevamo aspettare, Quello scienziato lì, Gavino, su scienziato, non ha fatto la buona cosa. No, ha fatto una stupidaggine. Si doveva stare fermo. Doveva lasciare che quegli altri due distruggessero il mondo. Tanto adesso cosa ha migliorato? Questo qua adesso si mangia tutto il mondo lui. E vabbè, siamo punto e da capo, Punto e da capo. Guarda. Dobbiamo saltare. Guarda, mo ci hanno preso in giro. Che dobbiamo fare pure l'esibizione, capito? Perché? Pure. Cazzo. Oi. Beh, sono stato bravo, ma mi danno questi solo questo? Ah, me ne danno tanto. Vai, butta di più. Ah, me li mangio tutti. Ah, di più. Butta. Domenico, butta il pesce. Ah, che scorpacciata, ragazzi. Ultimissimi livelli, siamo arrivati ormai. Guarda che scorpacciata pazzesca, ragazzi. Sono diventato talmente grande che mi mangio i beluga di nuovo, ma anche i trichechi. I trichechi li adoro. Ho sviluppato un gusto ferale per tutte queste bestiacce del mare, che me li mangio tutte. I trichechi con le zanne, me li mangio. I beluga con la loro pelata, me li mangio. Gli iceberg con le loro punte acidule, me li mangio. L'inquinamento del mare, mi mangio pure quello. Sono diventato proprio pazzo. Sì, e i beluga che piangono, li sentite, poverini? Non me ne frega niente, perché sono Filippo e il pesce cane che lo schippo, È proprio un pazzo. Guarda, ma magno tutto, le balenottere queste. Me le magno, sì, ogni tanto faccio pure. Mamma mia, che balene le balene! Tutte quante nella panza, anche quelle grandi, che sono più buone perché danno più sostanza, sì. Veramente squisitissime, che bontà, Sto impazzendo, sì, sto impazzendo. Ma perché? Perché è un'ora che vado avanti a mangiare e qua non si smette più. È un mangiare continuo. Io pensavo, ma però sono gli ultimi livelli, ragazzi. Ormai ci siamo quasi, non vedo l'ora di vedere come va a finire questa avventura. Sicuramente ci sarà un finale buono, che noi avremo sbloccato, perché ci siamo comportati talmente bene, ho spinto via le cose buone. Mannaggia a me, guarda, sono stupido. Ma non ce ne frega, perché siamo talmente grandi e c'è talmente tanto da mangiare. Ah, guarda qua.
Ah, guarda, guarda, miam, miam. Mangio tutto, mangio. Mangio queste pure. Tutte queste cose qua. Mangio, mangio. Mangio le barche, mangio gli sgravanoni. Tutto quanto, mangio. Questi qua, che buoni. Anche questo, mangio tutto. Di più, questo qua. Ah, che sazietà. Che sazietà, ragazzi. Gli ultimi due livelli, questo è il penultimo livello e poi dopo c'è il finale. Cosa dobbiamo fare qui? Fluttuare, mangiare gli elicotteri. Ah, la mia passione di una vita. Difficili, eh? Un po' difficili da acchiappare gli elicotteri in questa discesa frenetica. Ah, ma io sono veramente bravo. E tra poco, quelli me li so persi. O non sono tanto bravo. Ma poi cosa ci sono andato a fare sopra una montagna? A cercare di mangiare i pesci. E poi perché ci sono tutti gli altri pesci? Ah, ma adesso finalmente posso gustarmi anche le balenottere, il mio piatto preferito della domenica. Che buone, che buone. E adesso tra poco mangerò anche le balenottere più grandi. Ah, il mare. Ah, il mare, il mare. Sguduzurubulunga. Buone. Ultimo livello. Finale, ragazzi. Terminator. Ok? L'ultima cosa. Ma siamo di nuovo piccoli. E che ci facciamo piccolini, picciriddi così? Eh? Dobbiamo rievocare, forse moriamo. Forse è un segno. Vuole dire che noi adesso torneremo da dove siamo venuti fuori. Ritorneremo nella provetta perché Gavino, lo scienziato sardo pazzo, aveva previsto tutto. E non aveva lasciato il mondo allo scatafascio lì, no? Perché lui sapeva che lo squalo poi avrebbe perso il controllo e allora l'ha programmato per ritornare piccolo. Oppure, magari, no... Magari Gavino è proprio un mentecatto e adesso succederà un disastro. Ragazzi miei, ci siamo. Guardate qui, abbiamo trovato un buco. Siamo cresciuti, ci ho messo 15 minuti solo in questo livello. Abbiamo trovato un buco di plankton, non lo so. Adesso stiamo scavando, mangiando tutta sta roba. E guardate, guardate quanto diventiamo colossali. Misuriamo chilometri. Stiamo mangiando il pianeta Terra. Oh mio Dio. Guarda! Il magma dentro il pianeta! No, abbiamo fatto il danno, il mega danno! Gavino, hai fatto un casino! Gavino, è tutta colpa tua! Guarda qua! No, 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 tutto il pianeta! Guarda come stiamo mangiando dentro! Che disastro! Guarda, tutte le... tutte le rocce dell'interno della Terra! Mamma mia, che disastro! No! Adesso siamo nello spazio! Siamo uno squalo spaziale! Che ha mangiato tutti i pezzetti della Terra! Guardate, il fumetto finale, c'è un pinguino che si è salvato e in qualche modo la Sardegna si è salvata perché Gavino rimane qui. No, Filippo ha mangiato troppo. Gavino, signor Gavino, come facciamo? Avrei dovuto smettere di dargli da mangiare quando tirare la leva che lo uccideva, ma non l'ho fatto, non ha funzionato. Ah, chi è che ha mangiucchiato il filo? È stato il pinguino, guardate, il pinguino ha in bocca il filo. I pinguini sono demoniaci, l'ho sempre sospettato. E così si conclude Tasty Blue. Fatemi sapere se volete vedere anche Tasty Planet, perché sarebbe lo stesso gioco, però invece che un pesce sei una medusa terrestre che va in giro. Per oggi però ci dobbiamo fermare. Lion out!